Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui titoli che seguite e che in realtà seguo e che si aggiungeranno nel tempo e nello spazio. Sono un po' stanco, però dai, ce la stiamo facendo. Se sentite, premetto subito, se sentite dei rumori strani, il bambino dei miei vicini deve rompere i coglioni col compressore, quindi scusatemi se per caso sentite rumori vari ed eventuali. Godfall conferma la nuova espansione, la beta e il matchmaking, e ovviamente molto molto altro. Lo streaming delle tre di Gearbox rivela che Godfall riceverà una nuova significativa espansione, un aggiornamento gratuito dei contenuti e un sistema di matchmaking proprio quest'estate. Durante la trasmissione odierna di Gearbox, alle 3 ovviamente, l'editore ha rivelato nuovi dettagli su molti dei suoi più grandi progetti, anticipando dettagli su Tiny Tina Wonderlands e il film di Borderlands. Oltre alle anticipazioni, l'editore ha fornito anche l'aggiornamento su Godfall, in particolare confermando che un porting per PS4 del titolo verrà lanciato quest'estate. Tuttavia, il segmento ha anche confermato che è in arrivo la nuova espansione con l'add-on intitolato Fire and Darkness, di cui ovviamente state vedendo il trailer. Il prossimo DLC verrà lanciato il 10 agosto e offrirà ai fan la possibilità di avventurarsi in una nuova parte del mondo di Godfall. Secondo il Senior, Hein, il contenuto della storia porterà i giocatori per la prima volta nel Regno del Fuoco, dove scopriranno nuovi nemici, boss impegnativi, ovviamente cosmetici e molto altro ancora. Oltre al componente aggiuntivo, Counterplay Games ha confermato che il titolo riceverà un aggiornamento gratuito intitolato Lightbringer. Hein ha affermato che l'aggiunta vedrà i giocatori affrontare nuove minacce che attaccano Imperion, con la loro ricompensa che per aver sconfitto questi nemici come un nuovo tipo di bottino, quindi nuovi nemici, nuovo bottino. Il produttore tecnico rivela che i pezzi di questo bottino richiederanno ai giocatori di superare le sfide per dissipare una maledizione e risvegliarli. L'aggiornamento gratuito include anche nuovissimi oggetti cosmetici che chiaramente state guardando nel trailer. Infine, Hein ha annunciato che il team aggiungerà ufficialmente il matchmaking al gioco, assicurando che i giocatori alle prese con alcune parti di Godfall possono chiamare i rinforzi in qualsiasi momento. L'aggiunta è stata a lungo richiesta dai fan, con il titolo che attualmente consente solo ai giocatori di entrare in azione cooperativa con i loro amici. I fan di Godfall saranno sicuramente felici che la funzione sia in arrivo, specialmente dato che verranno implementate battaglie sempre più impegnative attraverso le due espansioni che devono arrivare, quindi Lightbringer e Fire and Darkness. Indipendentemente da ciò, sembra che il supporto al gioco continuerà per il prossimo futuro. Direi che era anche abbastanza ora che questi aggiornamenti arrivassero, visto che il gioco in pratica era stato abbandonato. Torneremo i primi di agosto su Godfall, quindi a provare tutti assieme le novità, e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. GG a tutti quanti!